dei fuochi si continua a morire e per un periodo quasi sembrava che non se ne parlasse più, mentre la situazione è molto molto grave, tanto è vero che comunque ieri abbiamo avuto questa bellissima notizia che l'Istituto Superiore della Sanità conferma comunque che in Terra dei Fuochi si muore più di tutta la penisola. Come Marzia sono tante le persone che dal rapporto pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità hanno avuto la conferma di quanto già sapevano. La terra dei fuochi uccide, soprattutto i bambini. Lo studio su mortalità, ricoveri e tumori non ha bisogno di essere decifrato, è fin troppo chiaro. La mortalità generale è in eccesso rispetto alla media regionale nei comuni della terra dei fuochi, sia tra gli uomini che le donne. Il problema riguarda i bambini in questi territori e che il controllo della salute dei bambini di per sé è un utile indicatore di pressione ambientale. Certamente c'è la camorra, certamente ci sono gli stili di vita individuali, certamente ci sono i PM, il fumo di sigarette e tutto, certamente ci sono anche i rifiuti. Nessuno di noi può perdere più tempo a cercare altri dati sanitari senza intervenire sulla situazione ambientale. Questo ormai è sancito, definitivo, non ci torniamo più. Tra Napoli e Caserta, in un'area di 1000 km², c'è quella che tutti chiamano da più di 10 anni la terra dei fuochi. Alcuni benefattori della Chiesa che vengono con l'offerta e prende per la Chiesa di questa offerta è frutto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente, per favore, portati indietro il tuo assegno, brucialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi. Ha bisogno di cuori aperti alla misericordia. Carissimi amici di Santina, vi vogliamo salutare Rosalie Nechessa e Albert. Rosalie ha un problema con l'AIDS ed è un problema di tubercolosi. Albert sta bene, guardate che bello che è questo bambino, ma dobbiamo aiutarli, dobbiamo stare vicino e con la nostra vita sapere che anche loro hanno i nostri stessi diritti. Loro adesso vivono in una casa con le mura perché li abbiamo aiutati, ma continuiamo ad aiutarli e da qui, dal Kenya, tutti e tre vi salutiamo. Jumbo! Jumbo, te Jumbo! 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 Sì, Jumbo! Ok, ciao a tutti, un grande saluto.